Il libro della sera quest'oggi ci porta a guardare il cielo, a guardare le stelle. Un, due, tre, Stella è il libro di Agostino Giampietro, autore della scuderia di Imprimix Visual Graphic Edizioni, che trasmette da un po' di tempo sui canali social, la pagina Facebook sulla quale ci seguito, sul canale YouTube. Ebbene, benvenuto Agostino Giampietro. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Allora, entriamo subito nel libro 1, 2, 3 Stella. Un accenno da parte mia, questa giovane ragazzina Anna che scopre il cielo, le stelle e grazie a zio, insomma, inizia questo viaggio molto suggestivo, meraviglioso. Suggestivo per quale motivo? Beh, suggestivo in primis perché è un libro in qualche modo autobiografico, quindi in Anna ci diciamo c'è il mio, come dire, la mia anima di bambino che è rimasta tale anche ormai a 45 anni suonati. E Anna è niente, una bambina come tante altre, però ha il grosso pregio di essere una bambina intelligente come lo sono tutti i bambini, perspicace, ma sicuramente una bambina curiosa. Infatti, apro il libro parlando proprio della curiosità, che è la condizione sicuramente necessaria per potersi aprire alle meraviglie della scienza, in particolare dell'astronomia. Quindi è la scoperta del cielo che ho fatto anch'io, probabilmente alla sua età o forse qualche anno prima, e con un vantaggio, una fortuna che hanno magari pochi nella propria infanzia, nella propria adolescenza, avere un mentore che è lo zio Lorenzo. Lorenzo è un nome che ho avuto in mente sin dall'inizio, da quando ho cominciato a pensare di scrivere un libro. È un nome che mi piace tantissimo, intanto perché mi ricorda il Rinascimento, che è uno dei periodi storici che amo di più. È un periodo di rinascita, di grande effervenza culturale. E quindi Anna, grazie allo zio, a questo zio sempre onnipresente con cui ha questi dialoghi, queste discussioni che le allargano chiaramente un po' la visione proprio del mondo. E quindi Lorenzo è un po' in qualche modo la figura dell'adulto che spalanca le porte all'infinito sapere di cui spesso i bambini vanno assolutamente ghiotti. Poi quando arriviamo a essere adulti spesso perdiamo anche questa capacità di interrogarci sul mondo, sull'universo, magari sulle domande, diciamo, filosofiche, quelle esistenziali che poi ci differenziano da tutti gli altri animali, quindi ci rendono in qualche modo speciali. Ma difatti quello che rende suggestivo, come dicevo all'inizio, il viaggio di Anna nella scoperta, eccolo lì, Eh sì, adesso. ovviamente il libro ne ho una copia soltanto. Ciò che rende suggestivo il viaggio di Anna tra le stelle, tra la scoperta, è in un certo senso anche l'avvicinare ciò che non è conosciuto, ciò che è misterioso a se stessi, cioè il cielo portato dentro il cuore alla fine. Mi è piaciuto molto questo, mi piace Sì. molto questo modo di raccontare il percorso che fa questa ragazzina, che appunto è molto, molto giovane, una bambina, come lei diceva, curiosissima, come tutti i bambini dovrebbero essere. Hai centrato perfettamente perché ho cercato di dare un taglio molto trasversale a questo libro, nel senso che l'astronomia chiaramente è una disciplina scientifica molto complessa, se vogliamo, anche per chi si avventura poi negli studi universitari. Però ho cercato di impostare il libro in maniera non troppo volutamente, non troppo complessa, e far capire che l'astronomia in qualche modo non è solo scienza, c'è anche molta, passatemi il termine, spiritualità, quindi una dimensione in cui l'uomo si ritrova. Probabilmente sono sempre stato convinto dell'idea che l'uomo, l'essere umano, la cultura in generale è nata quando un uomo primitivo, diciamo un nostro antesignano dell'Homo sapiens, un giorno, magari raccogliendo legna, cacciando, facendo, diciamo, azioni abituali per, diciamo,
procurarsi da vivere. Un giorno ha alzato gli occhi al cielo e probabilmente ha fatto forse la scoperta più grande, che poi l'ha introdotto alle prime grandi domande. Quindi il fanciullo, quindi Anna, personifica proprio quest'uomo che si evolve, quindi c'è una dimensione proprio storica e culturale, e chiaramente sono linee di lettura che vanno gustate, spero, a età diverse. Quindi questo è un libro che, come dicevo anche al nostro caro editore Enrico, c'è un libro che può essere letto da chiunque, non ho un target, chiaro che va indirizzato verso adolescenti preferibilmente, ma credo che possa essere letto anche da persone di qualunque età, proprio perché non si finisce mai di scoprire il cielo, sicuramente. Senta, proprio perché la nostra conversazione sta prendendo un po' una piega filosofica, io approfitto di lei per farle questa domanda. Cioè, quando, secondo lei, perché siamo tutti e due cresciuti adulti anche da un po' di tempo, quando succede di non alzare più il naso al cielo, ce lo facciamo nella notte di San Lorenzo, lo facciamo quando qualcuno ci dice che le stelle hanno un nome, e insomma questa cosa ci affascina tantissimo, però poi alla fine andiamo velocemente sospinti dalla folla in questa società liquida, sempre con molta fretta, con molta 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 disattenzione a ciò che poi in realtà c'è intorno a noi. La figura di Anna è affascinante proprio per questo, perché rappresenta forse quello che, e lo diceva lei prima, anche noi adulti dovremmo essere: fermarsi e guardare, sognare, fantasticare verso qualcosa che è ignoto e per questo affascinante. Assolutamente sì. Questo riporta alla, diciamo, a quello che accennava lei. Il grosso problema sicuramente della società moderna, parlava più di società liquida, credo ci sia un filosofo, non ricordo chi, che ha scritto proprio un libro del genere, adesso mi sfugge il nome, comunque Zygmunt Bauman, perfetto, che tra l'altro è venuto a mancare più o meno recentemente, credo un paio d'anni, due, l'abbiamo citato molto spesso a scuola, io spesso mi dimentico, io sono un docente, quindi è un autore tra l'altro che con questo titolo, ha voluto un po' riportare la complessità della società moderna. È sicuramente una società in continua evoluzione, e credo che la tecnologia in questo periodo, internet, la globalizzazione, sicuramente sono fenomeni positivissimi, perché permettono di entrare in comunicazione molto rapidamente con tutti. D'altro canto, proprio perché tutto diventa molto molto più rapido, più veloce nella comunicazione, perdiamo anche il senso della riflessione. Cioè, spesso e volentieri siamo chini. Mi piace sempre immaginare questa immagine del bambino, dell'uomo, dell'adulto, comunque dell'essere umano, sempre chino sul cellulare, dentro il quale c'è un universo dove potenzialmente possiamo scoprire, leggere di tutto. Però ci allontaniamo qui dal mondo reale, e il mondo reale nella sua frenesia però contempla anche delle cose molto belle, molto affascinanti, che sono i fenomeni a cui lei si riferiva prima. La notte di San Lorenzo, in qualche modo nell'iconografia, diciamo, astronomica popolare, è proprio l'emblema dell'unico giorno, un po' come San Valentino, ecco, diciamo così, è il giorno in cui ci si ricorda di essere innamorati, che è chiaramente falso, nel senso, se uno è innamorato lo è tutti i giorni, e a San Lorenzo si scopre questo innamoramento, questa infatuazione verso il cielo stellato. Ben venga, noi siamo contentissimi come astrofili. Di fatto però ci piacerebbe che magari anche tutti gli altri giorni dell'anno ci si ricordasse, e questo lo sottolineo proprio nel libro, diciamo, ricordiamoci che il cielo ce l'abbiamo sopra la testa tutto l'anno, e quindi Anna ci insegna proprio questo, diciamo, quando siamo un pochino tristi, arrabbiati perché abbiamo litigato col datore di lavoro, abbiamo litigato con moglie, con mariti, con i figli, incomprensioni, magari forse invece di ricorrere subito, no, a rimedi, al dottore, lo psicologo, uscire magari fuori, vedersi una bella volta celeste. Sicuramente non potrà guarire, lo dico proprio nel libro, sicuramente non può guarire delle cose serie, però può aiutare in qualche modo, soprattutto l'umore.
Io con questo la saluterei perché mi sembra veramente un messaggio splendido sul quale chiudere il nostro incontro, non prima però di ricordare l'illustratrice della bellissima copertina di Un, due, tre stella, Allegra Giulia Granero. Un disegno veramente Assolutamente. molto molto Eccolo qua. molto bello Sì, si per, vede. Eccolo, sì, lo si vede mostro come, perché meraviglioso. sì. Un libro che sicuramente merita di essere letto. Grazie. Agostino Giampietro, un, due, tre, stella, Imprevix Edizioni Visual Grafica. Grazie ancora per averci Grazie a seguito voi e per buona l'opportunità. serata. Buona serata. Grazie a lei, arrivederci, buona serata.